Salve amiche ed amici che mi seguite, sono ritornato il vostro Saint-Enchan dopo tanto tempo che non caricavo un video su un argomento specifico. Mi sono caricato ballando, ho caricato dei video che ho trovato in rete, ma adesso voglio affrontare degli argomenti come ho sempre fatto nel passato. Innanzitutto titolerò il video l'immigrazione clandestina, la sinistra e il Movimento 5 Stelle, perché voglio parlare di argomenti distinti. Per quanto riguarda la sinistra, in Italia ha sempre avuto un'ideologia molto precisa, ispirandosi alla ideologia marxista, comunista, leninista, trotskista, stalinista, eccetera, vedeva l'unica via per arrivare a una rivoluzione sociale nella lotta di classe, cioè i ricchi contro i poveri, e nell'odio che voleva instaurare nei poveri verso i ricchi. Quindi nel passato gli schemi classici convenzionali, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante gli anni di piombo, dei rivoluzionari di sinistra, dei rivoluzionari socialisti, comunisti, dei marxisti armati, dei trotskisti, era quella di provocare indignazione generale nella popolazione perché si sollevassero contro i borghesi ricchi, perché il nemico della rivoluzione marxista è il borghese ricco. Quindi volevano, attraverso delle azioni di odio, degli attentati, far sì che il proletariato si sollevi in armi contro la società borghese capitalista e finanziaria. E non ci sono riusciti, non ci sono riusciti, perché poi finalmente è caduta l'Unione Sovietica e quindi l'ideologia comunista marxista della sinistra italiana si è andata sgretolando. Adesso io traviso che la sinistra approfitti in questi ultimi decenni dell'immigrazione massiva, soprattutto di clandestini, per attuare un'altra strategia, cioè per attuare la strategia diciamo inversa, cioè adesso ve la spiego. Ho aggiustato la filmatrice. Come mai in tutto questo tempo la sinistra è sempre stata garantista e ha sempre voluto fare entrare quanti più immigranti possibile, fino a far entrare un numero di immigranti superiore a quello che il nostro paese poteva ricevere, incluso quando gli altri paesi europei non ne facevano entrare manco uno? Bene, visto il fallimento che hanno avuto, il fallimento storico di produrre una rivoluzione sociale attraverso la lotta di classe, attraverso la lotta di poveri fra ricchi, di proletari contro borghesi, adesso, come i gesuiti, come la Chiesa cattolica nei confronti di altre istituzioni, vogliono fare scoppiare l'uovo da dentro, cioè vogliono fare collassare internamente la società borghese capitalista. Infatti stanno facendo collassare il paese, è proprio il caso di dire, con tutti gli extracomunitari che fanno entrare nel paese, nel nostro paese, nella nostra cara amata Italia, che non siamo più in grado di ospitarli, perché un altro po' mancherà addirittura lo spazio. Quindi loro vogliono stravolgere la società italiana, la società borghese italiana, attraverso queste ondate migratorie di gente che viene soltanto perché vuole migliorare la propria condizione economica. Certo, c'è anche da dire che le multinazionali e gli stati stranieri all'Africa
la stanno sfruttando in modo fenomenale. Quindi loro stanno scappando da situazioni di sfruttamento di multinazionali e corporazioni straniere dall'Africa per venire a farsi sfruttare nello stesso modo in Italia e in Europa, perché si sa che non c'è dietro quel buonismo della Merkel, di Renzi e di altri politici italiani tipo Napolitano, non c'è vera sincerità, ma c'è il tentativo, visto che oggigiorno c'è un vero neocolonialismo, di sfruttare di nuovo il continente africano. Infatti c'è un neoschiavismo. Tutti questi poveracci che vengono in Europa in cerca di fortuna si accontenteranno di avere un lavoro e un soldo e dei tempi di lavoro e delle condizioni di vita che gli italiani e gli europei non accetterebbero per nulla al mondo. Non solo, ma questo ti abbassa il costo del lavoro. Già da anni i nostri politici ci hanno trattato male perché hanno precarizzato il lavoro e poi lo hanno terziarizzato, che dagli anni 70-80 che si lamentano gli insegnanti, i docenti e i professori di scuola perché lavorano precariamente. Gli unici professori ed insegnanti che non lavorano precariamente sono i professori di religione, ma per carità, noi siamo più competitivi con Cina ed India se abbiamo dei professori di matematica precari, non di religione. E in più la flessibilizzazione del lavoro vi ricorda qualcosa? Già dagli anni 80 che parlano di flessibilizzare il mercato lavorale, di precarizzarlo, di terziarizzarlo. In pratica è la ragione per cui chi veramente sa lavorare va a lavorare fuori, nello straniero, nel resto d'Europa, e rimangono i disoccupati e quelli che hanno magari dei titoli mediocri in Italia, quelli che già fanno fatica di loro a trovare del lavoro. In più gli vengono gli extracomunitari, gli immigranti clandestini, per cui se uno ha da offrire al mercato del lavoro forza lavoro, cioè braccia, come bracciante ti pagano meno perché è un clandestino precario, flessibilizzato e terziarizzato, stagionale e tutto quello che vuoi, gli danno magari 10 euro al giorno per raccogliere i pomodori 8 o 16 ore, poi vivono in baracche, in bidonville, e a un italiano quanto gli pagano? Gli pagano magari come a un immigrante clandestino, perché c'è sovrabbondanza di offerta lavorativa, ma il lavoro è rimasto lo stesso. Quindi dietro il buonismo di burocrati, politici, capi di stato, funzionari, amministratori, industriali, c'è invece l'intento di un nuovo negrismo, cioè di un nuovo schiavismo, tanto nei confronti dei lavoratori europei come nei confronti degli immigranti che vengono a cercare migliori sorti. Ma è tutto finanziata questa immigrazione illegale, in modo da rifocillare le industrie agrarie primarie, diciamo, e secondarie di mano d'opera servile, se non schiava, come in molti luoghi dove confezionano capi di vestiario che sono schiavizzati. Quindi io credo che la sinistra italiana stia cercando di smontare la società borghese italiana insieme a tutte le sinistre, incluso quelle europee, aumentando l'immigrazione in modo da stravolgere la società e i criteri nei quali finora abbiamo vissuto, ai danni degli immigranti, ma soprattutto ai danni nostri.
si deve mettere un freno a questo, perché altrimenti distruggono la società, distruggono la nostra cultura, distruggono tutto. E voi, se non farete nulla, lo permetterete, perché sarete loro complici. Il solito annuncio vocale pubblicitario. Ho fatto anche un tutorial su questi due cellulari, cioè ho fatto due tutorial, il Nokia Asha 302 e il Genius Touch Nossa. Vabbè, se volete vedere il tutorial nel mio canale è a disposizione. Uno per ogni cellulare. Adesso volevo parlare del Movimento 5 Stelle. Ho visto che ho pochi minuti. Quello che è successo circa la piattaforma elettorale virtuale, che non mi ricordo mai come si chiama, perché gli mettono dei nomi che la gente se li ricorda facilmente, che ha ideato Gian Roberto Casaleggio e affiliati. E che un hacker molto spiritoso si è divertito a sabotare per chiaramente rubare informazione, come fanno gli hacker che si rispettano. Ed è scoppiata la bagarre. Ma io lo sapevo già dall'inizio. Ma veramente vi fidate del voto virtuale, del voto informatico? Se già fanno dei brogli con le schede fisiche, chi controlla i voti? Allora mi è venuta in mente una cosa che avrebbe detto Voltaire, credo, o Benjamin Franklin, adesso non mi ricordo. Se votare significasse realmente qualcosa, se votare permettesse un vero cambiamento, se votare avrebbe un certo peso, sicuramente non ce lo permetterebbero. E poi una cosa che ha detto Joseph Stalin: chi vota non conta nulla e chi conta i voti che conta molto. Quindi, chi contava i voti della... Badate, il Movimento 5 Stelle in realtà si chiama Casaleggio e Associati. Adesso è rimasto il figlio e uno degli associati è Beppe Grillo, che ha finanziato il movimento con i suoi show multimilionari. Per carità, prima che qualcuno faccia un'alzata di scudi e di torpiloqui anche al mio video, o magari commentate, perché così aumenteranno le visioni. Ma veramente è una, come tutti i partiti del resto in Germania sono riconosciuti delle organizzazioni private, ma il Movimento 5 Stelle e si chiama Casaleggio e Associati perché è un club privato, come anche il PD, il PDL, sono dei club privati. E voi vi immaginate veramente che chi ha una piattaforma, per carità, c'è una trasparenza al 100%, a parte le imperfezioni nella piattaforma elettorale stessa, che possono scapparci, a parte, gli errori nell'interpretazione dei voti digitali, ma, metti che uno è un po' malizioso e può pensare che possono anche alterare i risultati. Se già lo hanno fatto dal primo referendum, che è stato quello monarchia versus repubblica, e avrebbe vinto la repubblica e per poco, perché c'è stato un broglio elettorale, se no stavamo ancora con la monarchia. E poi non ci scordiamo che alle prime elezioni che si presentò nazionali il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer prese solo il 47% dei voti, ma si parlò che più che un broglio elettorale c'era stato un accordo fra Berlinguer
e gli altri, perché si sapeva che non poteva vincere in un paese importante come l'Italia per la coalizione della NATO. Il Partito Comunista Italiano alle elezioni nazionali sarebbe successo un casino. Allora Berlinguer si mise d'accordo, accettò di perdere con il 47% dei voti. Il primo partito fu la Democrazia Cristiana di quell'epoca. E poi si inventò il compromesso storico, cioè non vincerò mai, ma starò sempre all'opposizione e nel governo. Quindi si assicurò come forza che resistette al fascismo un luogo nel governo, nel Parlamento e nel Senato. Quindi i politici fanno da sempre compromessi fra di loro. Adesso di cose buone il Movimento 5 Stelle ne ha fatte e forse ne continuerà a fare, però non c'è mai stata trasparenza, prima di tutto con i candidati che si presentavano nei video, e io anche mi sono presentato come candidato del Movimento 5 Stelle, e non si sa poi in base a che hanno scelto altri politici. E poi adesso con questi sabotaggi che gli hacker giocherellano, spiritosellano e sabotano le piattaforme elettorali, che se gli hacker riescono a sabotare una piattaforma così importante elettorale, te ti puoi immaginare, magari vince qualcuno così a cavolo di cane e non votato dalla gente, ma neanche voluto dai vertici. Perché non fanno come Forza Italia, che è un altro partito politico fondato da un impresario? Forza Italia non fa le primarie, Forza Italia non fa questa pagliacciata del voto digitale online via web, perché i veri cambiamenti si fanno in piazza, non si fanno in casa davanti allo smart TV. Forza Italia, cioè nella persona di Silvio Berlusconi, che ne è il padrone, Silvio Berlusconi mette chi vuole a dito: tu fai questo, tu fai quell'altro, tu ti candidi qua, tu ti candidi là. No, non che c'è il finto voto digitale che poi un hacker può alterare i risultati e non si sa se lavorava per l'M5S oppure era un hacker indipendente che voleva un po' scompaginargli il sito di voto. Quindi io dico più trasparenza. Prendessero delle decisioni serie, chiarissero la loro posizione sui vaccini, sulle scie chimiche, sugli UFO, che la smettessero di parlare di queste cose, soprattutto che la smettessero di dire che in Italia è una vergogna che le vaccinazioni sono obbligatorie, quando in altri paesi no. Si sa che nel centro Europa sono meno obbligatori i vaccini. E si sa che nel nord d'Europa i vaccini non sono per nulla obbligatori. Ma perché questo? Perché nel nord Europa si vaccinano spontaneamente e se li fanno tutti i vaccini. Va bene? Allora, contro la disinformazione del Movimento 5 Stelle, loro già hanno perso molti voti e gli elettori gliela devono fare pagare. Invece hanno fatto molte cose buone. È un peccato che rovinino il buono che hanno fatto con tutte le cavolate che stanno continuando a fare: la piattaforma virtuale per votare, le scie chimiche, le vaccinazioni. Quindi io dico che è un bene che questi hacker sabotino la piattaforma elettorale del Movimento 5 Stelle, perché tu ti devi iscrivere a questa piattaforma dando le tue informazioni, dando tutto di te, ma loro non sono un ente governativo. Quando uno va a votare, già lo Stato c'ha tutta l'informazione tua. Perché mi devo iscrivere alla pagina del Movimento 5 Stelle dando informazione privata per votare nelle interne? È un po' come pagare 2 euro al PD per votare nelle interne, soltanto che il Movimento 5 Stelle, invece che soldi, vuole la tua informazione, che vale come il denaro, e chissà che cosa ne farà di questa informazione, capito? Perché molte si creano banche dati che poi magari qualche hacker può contraffare
può saccheggiare e chissà quell'informazione dove va venduta, e con la complicità di chi? La banca nazionale inglese ha perso 1,5 milioni di dati dei suoi clienti anni fa, e ultimamente anche una banca italiana ha perso 300.000 informazioni di clienti. Tutte queste informazioni vanno nella dark web e sono vendute. Quindi, se questi hacker che sabotano la pagina elettorale del Movimento 5 Stelle vendono le informazioni dei votanti del Movimento 5 Stelle, chissà che cosa gli può succedere. Addirittura si trovano dovendo del denaro, perché clonano, falsificano, duplicano l'identità delle persone con foto e dati personali, e poi magari figura che hanno comprato dei MiG, delle armi, della droga, delle schiave sessuali, dei bambini, dei filmati chissà di che tipo. Allora, con queste mie riflessioni, mi accomiato da voi. Grazie di seguirmi, cercherò di fare un video al più presto. Seguitemi in Instagram, che sono stato molto in Instagram, come potrete vedere dai video che ho caricato in questo canale di YouTube, che se no, se non sto nel canale di YouTube Saint-Etienne, dove che mi guardate? Allora, grazie a tutte e tutti, taglio perché magari se no la memoria è 2 gigabit, gigabyte si taglia sola. Un saluto dal vostro Saint-Etienne e a presto!